Sì. Bene, comunque, questi sono i giocatori. Abbiamo a sinistra Dottor Purga, a destra Andaya. Li riconoscete perché uno c'ha 40 anni, l'altro 10. Loro due mi hanno sbattuto fuori. Sto scherzando, Purga, era solo per dire che lui c'ha 10 anni. Mi porto male. No, ti porti bene se c'hai 40 anni, oh. E insomma. Ah, ragazzi, Montevecchia, fatelo leggere a Ghoul. Tutta roba che io non capirò mai perché Brawl. Tutta roba da milanese. Io e Brawl non siamo andati d'accordo dal punto di vista competitivo. Mi è piaciuto tanto la Subspace Mystery. Quella tanto, a me Brawl piace tanto per quello. La maggior parte la odio. A me piace tantissimo, io la adoro quella modalità. A che fase siamo? Bulla, ultima delle donne che va a Roma, ma non ad Arcore. Se non mi danno i giorni al lavoro, non ci posso fare niente. Ale, innanzitutto, ciao. Partiamo dal presupposto che ciao, scusa se non t'ho salutato prima. E due, il challenge lo trovi nel titolo dello streaming. Lo metto lì apposta, capito? Quindi spammate, ragazzi, perché adesso sta per cominciare il secondo match di Top 8 Loser Round 6 tra Fox di Dottor Purga e il Wario di Andaya, che quindi va di Wario senza darci troppe sorprese, nulla di particolare. 13-0, parte subito abbastanza bene qua Fox, e con la pair riesce a prendere anche qualche altro danno. Percentuali ancora che dicono poco, però qui Fox sta riuscendo a trovare qualche entrata per prendere un decente amount di danni. Ancora dash attack, questa volta entra nel command grab di Wario e col dash attack prende ancora qualche piccolo danno. La percentuale dà ancora ragione a Fox, però Fox, ricordiamo, è un personaggio leggero, forse un po' troppo leggero, diciamo, quindi la sua debolezza è quella. Ok, ancora a B. Non riesce a colpire col back air, riesce a schivare qua Andai. Attenzione, 96-17, prova il side smash che però non entra. Vediamo, già è in una bruttissima situazione Andaya, nonostante la possibilità di avere comunque una kill steal grazie al fartone, caro Wario. Vediamo intanto, ancora Aptit viene messo in aria per un setup di affair che però non arriva ancora a killare al 146%, troppo alta ora la percentuale per una qualsiasi true combo per Fox, che però comunque ha a disposizione tanti tool per riuscire a prendere la kill. A disposizione il back air, ancora a disposizione la pair. Qui sta cercando insistentemente il back air, giustamente sul lag del side smash di Wario riesce a prendere la kill proprio di up air. Quindi una stock intera di vantaggio praticamente nei confronti dell'avversario. Un vantaggio quasi a senso unico da parte di Fox, che riesce qui a punire il command grab grazie a una bellissima combo che porta Wario a 33%. Prova il side smash, ma è bravo qua Dottor Purga ad attendere prima di rialzarsi. 46-57, la stock è praticamente quasi intera. Qua punisce il down air con una down throw dall'avversario. Vediamo. Ancora scambi di botte tra i due, dash attack che porta Fox a 88%. Sta provando forse troppo il side smash Wario. Side smash che lagga veramente tanto, è punito qui in questo caso Wario, viene portato praticamente alla stessa percentuale dell'avversario, che con la pair non riesce ancora a morire. Forse lo stall è complice della cosa. Vediamo, qua prova left hit assassino, ma non va. 115-92, attenzione. Vediamo, prova la ptitta vuota, ancora ptitta da parte di Fox che non riesce con la pair e questa volta ci riesce. 1-0 per Dottor Purga. 3, ancora 3, è l'ultima a 3. Ultimo match a best of 3. Ti sei goduto il match? Sì, è stato davvero bello. Abbastanza di parte. Che? Abbastanza di parte che ha dominato. Ah, sì, dici. Abbastanza a senso unico. Sì. Chiaro. No, perché di parte pare che sì, da un lato, sì. Va bene, partono subito col match 2, non ci non saranno cambi. Chi ti fare perché penso di loro a parte. Vabbè, comunque sei stato battuto da giocatori molto in gamba, non dovresti vergognarti del risultato, anche perché poi purtroppo hai avuto sfortuna con Purga, cioè che c'è stato tanto di andare, no? Sì, ma c'è stato da entrare. Ah, ok. Ma ho rimosso. Ho detto che ho rimosso. Sono uscito dal torneo più organizzato. Ah! Qua in 30 secondi si è preso già una caterva di danni allucinante, Dottor Purga, 120% a 40%.
allucinante. Qua prova la Punish di Up Smash, ma Andai ha giustamente i fatti high verso il lato opposto. Poi poteva provare il back air, ma la command grab arriva prima. Vediamo. Kill throw non disponibile per il caro vecchio Fox, purtroppo. Dagli pure quella. Comunque, ecco che parte il back throw. Prende la moto, cerca di lanciarla, riesce comunque in qualche modo a punire l'avversario. Ha cercato addirittura il setup di nuovo, ed eccolo qua il setup, down air up smash, giusto da parte di Fox, che si porta in un minutino la prima stock a casa. Vediamo il command grab che colpisce in pieno Fox, che in questo momento ha tre cifre, e un Fox a tre cifre non è mai un Fox certo di poter riuscire a sopravvivere. Vediamo, ancora 20% sul dash attack, bello questa Pair che comba su se stesso, e tre a Pair di fila che portano Wario a 74%. Prova il pivot F-Tilt che non entra però. Attenzione ancora, eccolo qua, F-Tilt ha provato a connettere col Fair che però non entra. 86% lo fa spesso lui questa cosa del pivot F-Tilt, è molto efficace. Intanto arriva bene qua questo back air che riporta la situazione in parità e che potrebbe addirittura dare una condizione di comeback a Wario grazie alla fart, che arriva proprio in questo preciso momento. Vediamo, 10% non è ancora una percentuale per cui sperare in un buon fart. Qua forse fallisce il setup, dottor Burga. Vediamo, 105-10, sono le 16:11 del 22 maggio del 2016, che non so perché lo sto dicendo. Comunque 118-24, ancora dash attack, è grandissima la percentuale di vantaggio di... qui è costretto a utilizzare il fart per salvarsi, ma comunque non ce la fa. 2-0 per dottor Purga, che quindi si ritaglia ancora un pezzetto di top 8 in più per arrivare quindi a competere, per andare avanti in questa top 6 e quindi in best of 5. Complimenti a dottor Purga.